aprire Hypermesh ed impostare il template Optistruct. Quindi importare la geometria bike.step. Ruotare il modello. Come possiamo vedere, si tratta di una schematizzazione tramite linee di un telaio di bicicletta. L'obiettivo dell'esercizio è modellare tale telaio con elementi BIM tubolari, impostare i vincoli in maniera opportuna alle due estremità e quindi applicare i carichi opportunamente. I materiali impiegati sono alluminio per buona parte del telaio e acciaio per la zona del sellino. Utilizzeremo elementi BIM con proprietà PBIM-L per avere un output degli stress automatico. Quindi passiamo alla creazione tramite il tool Hyperbeam della sezione standard. Andiamo in 1D, Hyperbeam, Standard Section, impostiamo la libreria Optistruct, selezioniamo tubo come tipologia di sezione e creiamo nella dimensione 1, che è il raggio esterno. Impostiamo il valore in 10 mm, mentre per quello esterno impostare il valore di 8 mm. Cambiare nome impostando tube. Poi crearne un'altra. Ne sempre tube, cambiando nome in sit post, impostando gli stessi valori, 10 come diametro esterno e 8 come quello interno. Quindi, per uscire e tornare alla schermata precedente, non chiudere la finestra, altrimenti chiuderemo tutto il programma, ma andare in File e cliccare su Exit. Creiamo ora i due materiali. Partiamo con l'acciaio. Acciaio. Card Image Matte 1. Create Edit, Dianga 210.000, Passon 0,3 e la densità 7,9 per 10 alla meno 9, retardo. Quindi creiamo un altro materiale alluminio, lasciamo il mattone, Create Edit, modulo di Young 70.000 MPa, modulo di Poisson 0,3, densità 2,7 per E alla meno 9, retard. Abbiamo quindi creato i due materiali, dobbiamo andare a creare le property, che saranno property PBIM L. Per la creazione delle property facciamo riferimento a una particolare organizzazione. Ovviamente questa è del tutto soggettiva, però la suddivisione in più tipologie di property permette, in una fase successiva magari di variazioni di materiali o di sezioni, di poter gestire al meglio il modello. Per questo motivo faremo ricorso a tale suddivisione. Per
del nostro modello. Quindi creeremo 7 properties e ad ognuna verrà associata la relativa sezione di riferimento e materiale di riferimento. In particolare, per sit post saranno assegnati materiale acciaio e sezione sit post, mentre per tutte le altre proprietà assegneremo materiale alluminio e la sezione tubes. Partiamo quindi con la prima proprietà, andiamo quindi in Properties, Property Name Sit Post, Card Image PBML, Material Acciaio, Beam Section Sit Post, Create Edit. Come vediamo, già tutte le impostazioni vengono create in automatico, quindi anche nelle successive reazioni eviteremo di fare un create edit, ma direttamente un create. Quindi passiamo alle altre. Gli assegniamo un materiale, un colore, esempio questo. Poi assegniamo materiale alluminio e quindi beam section tube, quindi create. Vediamo nelle varie property abbiamo top rule e sit post. Vediamo anche di cambiare colore a sit post cliccando con il sinistro sul quadratino del colore e impostando un colore di questo tipo. Dopodiché passiamo alla creazione delle property successive. Passiamo a Heart Tube, che impostiamo un colore diverso, ma andrà sempre materiale alluminio e beam section tube, create. Passiamo a down tube, cambiando il colore, materiale e section beam vanno bene, create. Quindi passiamo a sit tube, colore alluminio e tube vanno sempre bene, create, sit stay, cambiamo colore, mettiamo azzurrino, celestino, create, e chain stay di colore blu scuro, retard si va bene, create retard, quindi salviamo, andiamo quindi a creare la mesh sul nostro modello utilizzando il pannello Line Mesh all'interno della pagina 1D. Prima però di entrare nel pannello, assicuriamoci che in Element Types Bars sia impostato su CBeam. Ok, quindi ritorniamo ed entriamo in Line Mesh. Possiamo creare in 7 step diversi gli elementi in modo da rispettare la suddivisione del modello in 7 property differenti, oppure creare tutto una volta sola, selezionando tutte le linee, ma aggiornando, assegnando successivamente le property ad ogni elemento. Riteniamo in questo momento sia più semplice creare step by step le varie properties. Quindi,
In element config impostiamo bar 2, densità degli elementi 100 va benissimo. Nell'orientazione della sezione impostiamo auto. A questo punto cominciamo a creare i vari elementi assegnando le varie proprietà. Quindi selezioniamo questa linea e impostiamo la proprietà sitpost mesh. Si attiva il pannello di aggiustamento delle varie numero di elementi, densità degli elementi, però a noi va bene in questo modo, di ritarne. Selezioniamo questa linea e impostiamo la giusta proprietà, top, mesh, bene, return, impostiamo questa linea, cambiamo la proprietà head tube, mesh, ok, impostiamo questa linea e quindi down tube, mesh, return, questa linea impostando come property sit tube, mesh, return, impostiamo queste due linee con sit stay, mesh, return e queste ultime due linee selezionando come property chain stay mesh return, quindi return per uscire. Ora, come vedete, voi tutte gli elementi sono grigi perché ovviamente abbiamo una visualizzazione by component. Prima di tutto andiamo nell'albero, disattiviamo il componente bike, in cui ci sono solo la geometria, e in auto 1 invece abbiamo i nostri elementi. Per vedere se sono state assegnate tutte le property correttamente, fate by prop e vedete che se controlliamo con le varie colori delle property abbiamo tutte le associazioni corrette nei vari elementi. Uno dei problemi però è che abbiamo assegnato l'orientazione della sezione in maniera automatica. Un modo per vedere se in maniera abbastanza visiva se l'associazione è stata fatta in maniera corretta dell'orientazione della sezione. Cambiamo la visualizzazione e vediamo se riusciamo a far vedere la geometria della nostra sezione. Come vedete, diciamo per tutte vediamo una sezione, quindi è stata creata in maniera automatica, però per questa no, quindi dobbiamo andare ad aggiornare questa orientazione di questo elemento per insomma, correggere l'errore. Quindi per modificare l'orientazione della sezione, ma prima di tutto visualizziamo anche i segmenti che definiscono gli elementi monodimensionali, ecco, in questo modo. Quindi andiamo in bars e però in update selezioniamo l'elemento e come orientazione vediamo in che il problema è che probabilmente durante la creazione il solutore ha scelto l'asse Z come orientazione della sezione. Per questo motivo l'asse Z non può essere definito, ma essendo comunque una sezione circolare, quindi non ha interesse quale sia la direzione della sezione. L'importante è che non sia lungo Z, quindi impostiamo ad esempio Y axis e aggiorniamo però solo il local axis update. Come vedete, ora potete vedere anche la sezione di questo elemento.
Verifichiamo che tutti gli elementi siano connessi. Andiamo in Tool, Edges, selezioniamo il component, quindi Preview Equivalence, e vedete che effettivamente lui non vi ha trovato la connessione dei vari delle estremità delle varie linee. Quindi a questo punto Equivalence, ok, Return. A questo punto non rimane che andare a creare vincoli e carichi. Quindi creiamo il collector dei vincoli. Di Create. Riportiamo la visualizzazione a quella tradizionale. Return. Andiamo quindi in Analysis. Constraints, lasciamo liberi tutte le relazioni, praticamente impostiamo cerniere sferiche, selezioniamo le estremità, ok, create, quindi poi applichiamo dei carichi, prima di tutto andiamo a creare i collector delle forze di colore, verdi, create, andiamo in forces. Allora dobbiamo applicare due tipi di forze, una sul sellino, quindi supponendo una massa arbitraria sul sellino di 120 kg, insomma, comunque abbastanza pesante, e utilizziamo un fattore di sicurezza di 2, quindi impostando 2400 newton in corrispondenza del sellino e in direzione verticale. Quindi andiamo a selezionare questo nodo con una direzione z, diretta verso il basso, quindi meno 2400 newton, create, dopodiché andiamo ad applicarne una in corrispondenza dei pedali, supponendo che l'azione sui pedali sia di 200 newton, quindi considerando il fattore di scala e il fattore di sicurezza, una forza sempre diretta verso il basso di 400 newton, quindi meno 400 newton. Create. Return. Quindi andiamo a creare il caso di carico. Load step statica. Verificare che sia lineare statica. In SFC mettere vincoli. In load forze, quindi create, return. Andiamo quindi ad eseguire l'analisi. Opt-distract, save as, creiamo una cartella analisi, entriamoci dentro e salviamo qui dentro, lanciamo opt-distract. Una volta in Hyperview, andare a visualizzare le tensioni massime in corrispondenza del punto iniziale e finale di ogni beam. Quindi andiamo in Contour, selezionare Element Stresses 1D e andare alla ricerca di C bar C beam Longitudinal Stress
S a max per il punto iniziale di ogni beam, e qui vediamo le tensioni dei punti iniziali per ogni beam, e per visualizzare le tensioni finali, le tensioni massime sul punto finale di ogni beam, andare in SB max, quindi apply.